Bella a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. È da un po' che non registro qualcosa, ma sono abbastanza impegnato. Ragazzi, c'è un nuovo torneo, adesso lo andiamo a fare insieme. Ovviamente qua abbiamo sempre il solito nostro Velociraptor che deve essere ancora terminato. Ci prendiamo questo qua gratuito e poi andiamo a vedere insieme il torneo, ragazzi, perché ce n'è c'è qualcosa di nuovo visto. Vediamo un attimino che cos'è. Allora, questo va bene, andiamo di qua. Allora, abbiamo code devastanti, vabbè, chi se ne frega. Evento battaglia booster, scuoti la terra. Quel dino lì lo abbiamo già, però proviamo a farlo, vediamo un po' un attimino che cosa si può fare al riguardo. Evento battaglia booster, cos'è che ci fa fare? Solo carnivori per due. Ma potremmo anche farlo, raga. Facciamo booster. Ci servirebbe qualche booster da parte dei Velociraptor. Effettivamente, da un po' che non li vado ad allenare. Vediamo un attimino, ragazzi. Così almeno da un po' che non vi faccio vedere anche qua. Portiamo obbedienza a uno, almeno due di questi. Poi dovremmo riuscire a vincere abbastanza tranquillamente. Giusto per avere qualche boost in più durante i combattimenti di poco fa. Allora, vabbè. Come sempre, nulla di importante. Ok, allena. Non so se l'avete mai visto, ragazzi. In qualche video vecchio c'era la, diciamo, l'arena dei Velociraptor, ma nulla di che. Sostanzialmente è tutto grafico, bisogna usare un po' di risorse per far sì che questi Velociraptor, che sono quelli del film, ci diano delle carte boost, appunto, da utilizzare durante i combattimenti e sostanzialmente per avvantaggiarci un po'. Ci sono dei pacchetti, appunto, come vedete, contenenti più carte, che ovviamente non riusciremo mai a vincere perché anche qua la ruota della sfortuna si fa sentire. E andiamo qui avanti. Perfetto, siamo a obbedienza 1 già. Vediamo un attimino. Vai, fermiamolo qui. Chiaramente quello prima del pacchetto, è ovvio, ragazzi, senza neanche starlo a dire. Prendiamocene un altro, lo portiamo a livello obbedienza 2. Alleniamolo, fa niente. Ci vogliono un bel po' di risorse a volte, ragazzi, soprattutto sui livelli finali, poi ricominciando da zero, quindi non vi preoccupate. Quindi le carte boost si potranno sempre prendere. Ok. Perfetto, ragazzi. Io farei anche questo qua, che è difesa, direi. Con blu. Perfetto. Perfetto, perfetto. Vediamo se esce il pacchetto. Attenzione. Disciplina blu. Ok, qua vedrete che adesso ci sono un po' più carte. Quindi sicuramente un po' di DNA. Ok, carte un pochettino più rare, tra virgolette. Va bene. Ci prendiamo i punti fedeltà. Andiamo a vedere un po' il combattimento, ragazzi, perché comunque secondo me è carino. Questi qua sono fatti abbastanza bene rispetto agli altri. Facciamo così, booster, sono da utilizzarne 4, quindi noi possiamo prendere un meno 1, un meno 2 e un più 2. Assolutamente, probabilmente non li utilizzeremo neanche, però vabbè, proviamoci. Vediamo un attimo come va. Comunque lui ha 3 bei dino belli abbastanza forti. 1703, facciamo una riserva, perché tanto non sarebbe morto lo stesso. Ok. Vediamo, attacchiamolo di 3, vediamo se si difende. Perfetto, ragazzi. Ok, il primo andato. Vi dico una cosa in più: una volta che avete equipaggiato i booster, se non verranno utilizzati durante le battaglie, comunque li perderete. Quindi tanto vale, ragazzi, utilizzarli, perché sennò è veramente un bel bordello. Cioè li avrete sprecati. Facciamo così, è una riserva. Ho sbagliato, perfetto. 1715, però vabbè. Quindi, raga, quando li equipaggiate utilizzateli, sennò è un bel casino. Lui ha 4. Va bene, facciamo così. Io, secondo me, non è che si difenderà di 4, però. Ottimo. Anche il secondo è andato. Benissimo. Mi attaccherà, suppongo, ragazzi. Beh, vabbè. Perfetto, attacchiamolo di 5.
E via. Ottimo, un bel 15.000 di danni. Vinto. È un combattimento su tre. Sono tre combattimenti totali, ragazzi. Quindi in realtà dosate bene le potenze dei vostri dino e delle vostre carte, soprattutto perché sicuramente adesso, se andiamo al secondo, sono molto più forti. 1350, ok. Tra l'altro vi cambia perché adesso qualsiasi creatura per 2, quindi in realtà si può andare anche a cambiare e prendere un po' di questi qua, per esempio. Sempre per 2 però, quindi iniziamo pure. Ok, ci chiedo almeno un booster, vedete che li abbiamo persi. Facciamo così, usiamone uno, dovrebbe farci iniziare anche con uno. Sì, perfetto ragazzi. Quindi in base anche a quanto vi sentite forti potete utilizzare anche meno boost del dovuto. 1041, riserva, assolutamente. Cosa avrà fatto lui? Io farei già così che ci dà un attacco in più. Ok. E lui si sarà difeso? Proviamo a far così, 3 è una riserva, dai. Ok, perfetto. Perfetto. Anche il primo è andato. Lui ha 3, non mi fa niente, ok. Noi abbiamo 4, ragazzi, attacchiamolo di 4, vediamo cosa fa lui. Perfetto, anche questo va. Ottimo. Tirannosauro è andato. L'ultimo, che avrà 5, infatti. Ci fa un bel po' di danno, devo essere sincero. 2322. Non è male. Tocca a noi, ragazzi. Attacchiamolo di 4. Bel 6.000 di danno e siamo a posto. E anche il secondo combattimento è andato. Il terzo, vediamo un po' che cosa ci propina, perché ragazzi, non ne ho veramente idea. Sta un po' laggando, noto. Forse per il caldo veramente l'iPhone non ce la fa. Cos'è che ci ha sbloccato? Eventi, nulla di nulla. Nulla. Non ho mica capito. Ok, vediamo un attimino. Ultimo. Beh, ci può anche andare bene, ragazzi. Possiamo fare anche una roba del genere. Sicuramente non quello. Sempre due creature, non ho visto. Una creatura sola. Direi di prendere questa qua con un bel booster, meno 2 più 2. Confermiamo, iniziamo. Dovremmo batterli anche con uno, raga. Se non dovessimo riuscirci, facciamo un altro combattimento che ci andiamo ad aprire 5 bei pacchetti. Attacchiamo. Perfetto. Dei nocheiro. Cosa avrà fatto? Boh, facciamo due riserve, ragazzi, nel frattempo. Noi facciamogli così, così due intanto già non li utilizza. E qua gli facciamo tre attacchi, dai. E due riserve. Perfetto. Sono curioso di vedere cosa c'è dentro i 5 pacchetti perché proprio non ho controllato. Così a caso proprio. Va bene, ci attacca di 1. Attacchiamolo di 6 e facciamolo fuori, forza. Perfetto. Perfetto. Vediamo un attimino che cosa c'è dentro questi pacchetti, perché ragazzi non ne ho idea. Mostri della Mongolia. Nulla di che. 130 punti, sicuramente tutti questi pacchetti, ragazzi, ci faranno molto comodo, perché sono 5 totali. Volete dirmi che ci sono veramente 5 Galimimo? Incredibile, ragazzi. Siamo al terzo pacchetto su 5 e al momento abbiamo tutto uguale. Incredibile. Ok. Quarto pacchetto. Assolutamente identico agli altri, ragazzi. Incredibile. L'ultimo. Perlomeno i punti fedeltà fanno comodo. Ultimo pacchetto, ragazzi. Assolutamente uguale.
Quindi fate voi i vostri calcoli se fare o meno questi tipo di combattimento, perché avete visto che la ricompensa per quello che si va a utilizzare se avete poche risorse non conviene più di tanto, soprattutto perché dovete prima allenare, ricordatevi, i Velociraptor Boost. Quindi ragazzi, mi raccomando, tanti like, tanti commenti, iscrivetevi al canale, iscrivetevi a Instagram come RossoGamer, mi trovate direttamente lì e ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi!